Una buona serata a tutti, ragazzi. Come state? Bentornati al mio canale. Allora, c'è da fare le pagelle. Saranno un po' ritardatare, ma avete il tempo di guardarle stasera, durante la notte, domattina. Quindi, niente di nuovo. Allora, siamo goduti una bellissima pasquetta. E oggi è un bel martedì, a mente fredda, abbiamo ripensato a quello che è successo ieri. Però innanzitutto vi chiedo like, condivisione, commentate, condividete, iscrizione, ditemi la vostra e campanella. Passo un po' la voce, oggi ho giocato a calcetto, ho urlato un pochetto. Notizia. Per fortuna, nel mio video di ieri, ho avuto tanti parmensi che ci hanno fatto i complimenti per la prestazione di ieri. Ed ero molto contento, io lo feci altrettanto a loro sul 5-0, anche perché abbiamo vinto come hanno vinto loro. Hanno fatto sì più gol, ma comunque l'altra volta noi giocavamo, loro stavano dietro, ripartivano gol e noi abbiamo fatto sostanzialmente la stessa cosa. Però sinceramente il gioco espresso da noi è stato molto di più, nel senso, da dietro abbiamo avuto molta personalità, lo dice anche Ansaldi stesso, in un'intervista in un curata stampa. Ansaldi, difensore del Parma, io ricordo che è una grande esperienza e storia questo giocatore, nel senso, ha giocato in Serie A, ma ha giocato anche in Europa con lo Zenit o con Rubin Kazan, non mi ricordo, insomma, ha una bella esperienza come curriculum. Ha detto che qualsiasi squadra, anche il grande Barcellona, avrebbe avuto difficoltà a giocare contro un Catanzaro che è abituato oramai da 2 anni a giocare alla solita maniera. Effettivamente ieri primo tempo specialmente, e anche un po' nel secondo, poi alla fine siamo andati un pochino stanchi, ma ci sta. Nel primo tempo abbiamo espresso del gran calcio in difesa, perché comunque siamo usciti sempre dal pressing in modo esemplare, oserei dire. E quindi dicevo, tanti complimenti sotto il mio video, sotto il mio canale. Vado a leggere un po' in giro. C'è anche qualche youtuber del Parma che gli è bruciata sta sconfitta. Tanti di loro, tanti tifosi, a parte i fischi allo stadio non l'ho capiti. Quindi siete proprio poco sportivi per quanto mi riguarda. Non faccio un'erba un fascio, ma i fischi non l'ho capiti. Brutta tifoseria per quanto mi riguarda, non è stata abbastanza bella, sinceramente. Ci hanno detto, due tiri, due gol, ma non è stato proprio così. Anche Pecchia ha rosicato, nel senso, sono chiusi, è riccio. Io il chiudersi lo vedo in un'altra maniera. Il chiudersi io lo vedo che come prendiamo palla, prendiamola, spaziamo via. Invece no, abbiamo comunque continuato e provato a giocare. Magari siamo mancati gli ultimi 20 minuti e va bene, ci posso anche stare. Però c'è stato del palleggio da parte nostra, in casa loro. Io capisco che rosichi, o uno rosica perché hai perso la prima in casa di quest'anno, di questo campionato, dopo un anno e un mese. Però non è che perché sei la capolista allora puoi fare tanto la spavalda della situazione. Basterà semplicemente farci i complimenti, nel senso, non succederà niente. È tutto il campionato che io faccio i complimenti a voi, che tutto il campionato fa i complimenti a voi. Quindi voglio dire, un attimino di sportività, cosa che è mancata allo stadio, che è mancata in certi tifosi. Per fortuna non quelli che sono venuti da me, che io apprezzo molto, e quindi li ringrazio tuttora. Quindi sono rimasto un po' basito. Voi vincerete questo campionato, però in certe situazioni volate anche basso, siate umili, nel senso, ci sta anche perdere una partita, voglio dire. Basta semplicemente farci i complimenti. Avete rimarcato, abbiamo fatto 20 tiri, cosa? Due tiri, grandi parate di Fulignati, una traversa, va bene, quello che volete, ma gli altri 15 tutti sparati alti, errori individuali, cioè, non avete fatto, avete giocato, sì, ma non sembrava questo gran Parma,
come è stato esaltato. Io ripeto, meritate di vincere, siete più forti, meritate di essere primi e di andare in Serie A, anche soltanto per la storia. Però, se parliamo anche e guardiamo al vostro budget, voglio dire, state umili, fate i complimenti, ci sta e finisce lì. Questa sconfitta vi farà bene, ve lo dico io, perché avevate abbassato un po' la guardia e così è. Allora, fatta sta lunga premessa, andiamo. Scusate, a prendere le pagelle. Io comunque una cosa voglio dirvi. Per me l'errore di Vecchia è stato anche Valenti, dopo un anno esatto da un grande infortunio. Capisco che non c'era quegli altri, erano disponibili, ma non l'avrei così rischiato. Vabbè. Comunque sì, io continuo, ragazzi, a leggere la formazione del Parma, continua a farmi paura. Ogni volta che Pecchia metteva la mano sulla panchina, chi usciva entrava un altro più forte. Quindi, boh, assurdo, assurdo. Ragazzi, partiamo da Fulignati. Fulignati è stato miracoloso, è stato bravo nelle uscite, è stato tutto nei piedi, nel palleggio. Anzi, Fulignati si becca 8 per quanto mi riguarda. Faccio una premessa. Quando abbiamo vinto il derby col Cosenza, comunque, grandissime rondinelle, e disse che avete anche voi, diciamo, annichilito i lupacchiotti. I pennuti non vanno tanto indigesti ai lupi, è meglio che cambino dieta. Comunque, detto ciò, l'altra volta feci le pagelle di Cosenza Catanzaro. Io dissi che per cuore, per gruppo, i voti erano alti. Per quello che avevamo espresso sotto certi aspetti in alcuni momenti, aveva giocato anche Cosenza, quindi i voti non erano così alti. Mi sono state lamentate, giustamente, dei voti un pochino bassi. Però io ho guardato la partita in sé. La partita in sé. Io guardo sempre la partita in sé. E oggi è una partita in sé, perché al di là magari che se andiamo ai prossimi playoff o finali o Serie A, questa partita il Catanzaro ha messo le scarpe a tutti. Ripeto, Fulignati per me, ragazzi, è un 8 pieno, pieno. Grandi parate, uscite, sicurezza, 8 pieno. Davide Veroli, 8. Sono voti alti quelli che sto dando. Veri 8. Come ho sempre detto, su questo penso che siete d'accordo con me, ieri ha spinto un po', ma gli manca quella qualità. Quella qualità nel passaggio, nella sovrapposizione, gli manca quella qualità. Ma difensivamente ieri ha fatto un partitone. Ha salvato un gol sulla linea, ha fatto diversi interventi. Davide Veroli mi è piaciuto. 8 anche a lui. Forse anche troppo, ma 8 anche a lui. Scugnamillo non ha sbagliato niente. Sapeva come anche quando buttarsi, come recuperarsi un fallo. Non ha sbagliato niente. Mi è piaciuto. Sicurezza, grinta, cuore. Per me 8. Matias Antonini. Io lo ripeto sempre, succederà prima o poi che questa statistica verrà, diciamo, fermata, ma da quando c'è lui, il Catanzaro ha ottenuto solo e soltanto punti. Abbiamo perso, mi sembra, contro la Reggiana, sì, e non c'era per via dell'infortunio. Quindi solo punti da quando abbiamo Antonini. E ragazzi, mi viene da dargli 8 e mezzo. Ha avuto qualcosa in uscita difensiva, l'ha un po' subito, ma semplicemente mi fa un gol della Madonna, 1,93 m. Un ragazzo che già ha 3 gol, che viene dalla Serie C, grazie a Ziolino Capuano, sta facendo nettamente la differenza. Brighenti ce lo siamo già dimenticato. Mario, scusate, ho avuto un'interruzione
una chiamata, ho dovuto stoppare il video, ma riprendo subito. Dicevamo di Mario Scitum. Ragazzi, forse ora è strano, io la partita che ho visto ieri di Scitum è incredibile, forse darò anche troppo, mi verrebbe da dargli 9. Mi fermo all'8,5, è sempre altissimo come voto, ma personalità, sicurezza, freddezza, delle giocate assurde, è riuscito in un paio di occasioni, anche 2 o 3 volte, a smaccarsi da un uomo per andare subito a un altro, mentre c'era, diciamo, il cross del pallone, un tacco indietro in area, ma con tutta tranquillità e sicurezza e fiducia nel gruppo di squadra. Un assist del gol fenomenale, sarebbe da dargli 9. Fate voi se fosse troppo. No, io 8,5 mi sento di darglielo. Una delle più belle, migliori partite che lui abbia mai fatto. Tutto il reparto difensivo è da 8. Tutti, complimenti. È stato il nostro comunque punto debole, effettivamente, se ci ripensiamo. Perché l'attacco non si può mai dire niente. Ma la difesa ha avuto un punto debole. Eppure abbiamo avuto. Siamo stati bravi a prendere 0 gol contro il miglior attacco della Serie B, contro la capolista. Quindi complimenti ai ragazzi in difesa. Tutto il centrocampo, ho detto ieri anche il video, è stato un blocco continuo di polmoni. Qualcuno ha sussurrato a Van de Putte, su Van de Putte, che ha giocato sì e no, intanto un altro assist l'ha cacciato fuori, mi sembra che è arrivato a 10. Su una spolmone, Petriccione, ragazzi, da quando c'è lui la qualità del centrocampo è nettamente migliorata. Luca Verna ha dato sicurezza anche lui, un altro polmone, erano su ogni pallone, quindi a tutti mi verrebbe da dargli 7-7,5. Non c'è un qualcosa di meno, di più, 7-7,5. Partiamo poi con Iemmello. Forse è stato quello un po' più in ombra, però ve l'ho detto anche ieri, è fondamentale, è il collante, è centrocampo, attacco, trequartista, regista offensivo, visione, non può mancare, mai. Per noi è fondamentale che ci sia sempre, anche soltanto la sua presenza, il suo carisma è fondamentale per noi. Io comunque il 6,5 io do lo stesso, perché comunque ha fatto il contributo per questa vittoria. Tommasino Biasci, 10 gol. Fino a qualche anno fa, dalla Serie C era stato visto male, quindi mandato anche in Serie D. Qualcuno ci ha creduto, ci abbiamo creduto anche noi, e sono contento per lui che stia trovando queste grandissime soddisfazioni. L'anno scorso, quando guardavo il Catanzaro, pensavo: ok, siamo molto forti, grande coppia d'attacco. Pensavo che Biasci però non era pronto per un campionato di Serie B. Infatti, quando ci fu l'acquisto di Donnarumma, io ero molto contento perché ci voleva un attaccante come Donnarumma. Eppure, Tommaso, sono contento che mi abbia smentito. Per lui, per quanto è qualità, cuore, suda la maglia, per lui anche un 8, per me non aiuta nessuno. Bravissimo, Tommasino. Stoppa è entrato e comunque già attaccava sulla fascia, al posto di Van de Putte, e comunque già vuole attaccare, vuole farsi la squadra. 6. Simone Pontisso è stato molto ordinato quando è entrato, per me un 6 più 1 io toglie nessuno. Bravo Simone. Marco Pompetti è entrato un po' all'ultimo, l'abbiamo visto un po' di meno, senza voto, ma comunque non ha sbagliato niente, va bene un 6. Oliveri quando entra è così, lui Oliveri è così, entra, spinge, dà sicurezza, a me è piaciuto subito, 6,5. Mi sento tranquillo con lui. Ambrosino ha avuto un po' vita difficile come Iemmello, l'ho un po' notato, ma la partita era un po' così. È entrato comunque a 20 minuti dalla fine, mi sembra, ed era il momento in cui eravamo un po' più stanchi, più spumpi, e il Parma stava nettamente attaccando, quindi c'è poco stato. Dicevamo, ha avuto un'occasione per lui, ma l'ha strozzata. Ma potrei dargli anche il 6 per lui. Ragazzi, queste sono state
le mie pagelle, infatti mi sono la vostra, se magari stavolta sono state anche troppo più alte, però ieri sono stato veramente bene a vedere Catanzaro, ci hanno dato veramente un altro sogno, un altro Mamma Cinema, quindi devo fare soltanto i complimenti, comunque vada, già siamo a posto così, nel senso non chiedo altro sinceramente. Poi, quel che viene, viene. La prossima contro il Como arriverà il prepartito. Spero questa settimana di portarvi il video dei 500 iscritti per ringraziamento. Grazie. Like, condivisione, commentate, condividete, ditemi la vostra. Forza Catanzaro, lasciate like. Condividete, commentate, non mi ricordo più. Ciao ragazzi.